studioso, in particolare della scienza dello spirito di Rudolf Steiner, ma non solo, si interessa di esoterismo e di tutto ciò che riguarda l'essere umano, le sue profondità, e di tutto ciò che riguarda i mondi spirituali nelle loro profondità, con estremo rigore e estrema serietà. In parte deve questo rigore agli studi scientifici che ha fatto e in parte lo deve alla sua natura. Sta di fatto che, come lo conosco io, quando apre bocca in genere parla non per dire le cose che mi vengono in mente, ma per fare dei discorsi sensati, e questo è un piacere perché coi tempi che corrono non è una cosa che si trovi così spesso. Poi gli è anche colta ultimamente una vis scribendi, che anche questa con piacere, perché parla di cose che non sono state dette o chiarite come meritano sinora, come ad esempio il caso del libro di questa sera, e quindi a buon diritto e a giusta ragione parla e scrive. Questa sera presentiamo appunto questo libro su questo personaggio misterioso che è Caspar Hauser, di cui ci parlerà l'ottimizia di Sandro, che è una figura pressoché sconosciuta, perlomeno in Italia e perlomeno al di fuori di determinate cerchie di studiosi e di interessi. Questo illustre nessuno, che ha avuto una vita breve ma estremamente significativa, i cabalisti ebrei che appartengono alla corrente dei Hasidim lo inquadrerebbero molto probabilmente come uno tzaddik, un giusto. E questa è una cosa di non poco conto, perché per i Hasidim ogni generazione prevede l'esistenza di 36 giusti, che sono quelli che, fra virgolette, salvano il mondo con la loro sola presenza, per il solo fatto di esserci, cioè di essere incarnati in quel momento, garantiscono una rete di luce che in qualche modo illumina e salva l'umanità. La cosa interessante è che nella loro teoria, nella loro visione cabalistica, questi Hasidim, questi 36 giusti, non sono necessariamente dei grandi personaggi che rivestono dei ruoli sociali, politici, per cui possono svolgere un'azione conclamata, in virtù della quale si possa dire che svolgono un'azione salvifica, ma spesso e volentieri sono persone assolutamente anonime, sconosciute e addirittura che vivono ai margini della società. È classico nei racconti hassidici il fatto che il hassidim sia un barbone, un nullatenente, uno che non ha, come diremmo noi, né arte né parte. In realtà, dietro a questa apparenza apparentemente buona, scusate il gioco di parole, si cela un'entità spirituale molto ma molto alta, molto ma molto particolare. E quando Alessandro Benati mi ha parlato del libro che aveva scritto e pubblicato, fatto pubblicare in ordine a Caspar Hauser, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente, perché confesso di sapere poco di questo personaggio, anche perché, ripeto, io conosco solo due libri, il suo e quello di Viviana Kowalski. E non è facile nemmeno sentirne parlare. Viceversa, in virtù delle cose che in un secondo momento ha detto Steiner e che hanno consentito Rudolf Steiner e che hanno consentito di tirare le fila di tutto il discorso della vita di Caspar Hauser, ne emerge un ritratto, ne emerge un profilo estremamente interessante dal punto di vista spirituale, per cui merita sapere qualcosa di più, perché in questo momento travagliato della vita europea,
in cui l'umanità si dovrà poi decidere a prendere una posizione e a decidere che cosa vuol fare da grande e da che parte stare. Anche la riflessione su personaggi come questo non è secondaria né inutile. Per il manicheismo, una sapienza spirituale che poi si è trasferita, si è riversata in qualche modo nel mondo cataro europeo e nella ricerca del Graal, nella corrente che si è espressa nella ricerca del Graal, tutta la vita non è altro che un enorme campo di lotta fra il bene e il male. Ed è importante dire questo perché, accettando l'ipotesi che Kaspar Hauser sia stato uno tzadikim, per dirlo in maniera cabalistica, un giusto fra le nazioni, le forze del male non stanno a guardare e sempre cercano di ostacolare questa missione silente, la missione silente di queste grandi entità spirituali. E delle volte ci riescono, o per meglio dire, apparentemente ci riescono, cercando di appunto ostacolare in ogni modo l'azione per cui quell'entità si è incarnata e che è chiamata a svolgere. Se le cose stanno così, come sostengono molte visioni spirituali del mondo, la storia che ci viene raccontata, quella che leggiamo dai giornali, quella che apprendiamo dai giornali, dalle televisioni, da internet, non è esattamente tutta la verità, è ciò che appare, è la facciata, dietro ai quali però ci sono dei retroscena spirituali che sono estremamente importanti per capire come si stanno muovendo davvero le cose. Chi è che tira i fili e muove le pedine e che cosa sta succedendo e in che direzione stanno andando gli eventi, il retroscena, che spesso sono addirittura più significativi delle cose che accadono sul palcoscenico della storia. Ad esempio, Genon ha insistito fino allo sfinimento per dirci che lo sterminio dei Templari è stato un evento cruciale in tutta la storia dell'Occidente, che ha segnato un prima e un dopo, soprattutto in ordine al ruolo che avrebbe dovuto svolgere la Chiesa Cattolica e che viceversa non ha svolto. Lui avrà avuto i suoi buoni motivi per insistere, ripeto, fino allo sfinimento, sul fatto che ancora oggi noi siamo condizionati da quell'evento, tant'è che secondo alcuni la diceria del venerdì 13 risale alla cattura dei Templari, ma non c'è solo l'esempio dei Templari per indicare dei retroscena che guiderebbero la storia. Di Rosa Croce sono un altro grandissimo enigma storico e spirituale rispetto al quale gli storici si arrabattano, annaspano e cercano di trovare dei riferimenti, dei punti di riferimento per capire da dove vengono, da dove sono venuti, se mai sono esistiti, perché c'è anche chi mette in dubbio la loro stessa esistenza. Viceversa, c'è chi, probabilmente con buona ragione, sostiene che l'influsso spirituale della corrente rosicruciana è stato uno di quelli fondamentali per la storia dell'Occidente, e in parte lo è tuttora, e si è esplicato soprattutto a partire da un contesto geografico che ruota attorno alla Germania. Non solo la Germania, geograficamente intesa, perché poi Rosa Croce, l'influsso di Rosa Croce, per carità di Dio, ha riguardato tutta l'Europa e anche il Nuovo Mondo,
ma il nucleo della loro azione si sarebbe svolto in questa località. Ed è una citazione che non ho fatto a caso perché, come ci dirà Alessandro, Kaspar Hauser non è estraneo a questa corrente spirituale. E ci dirà lui in che modo comprendere gli eventi che hanno riguardato la vita di Kaspar Hauser è importante per poter decifrare quello che sta accadendo attualmente e per poter capire quali sono le posizioni che bisogna prendere se vogliamo avere un futuro spiritualmente, ma forse anche storicamente, perché il destino dell'Europa, non della vecchia cara Mitteleuropa, ma a questo punto il destino di tutta l'Europa, si gioca anche su delle posizioni spirituali che poi si riversano nella vita storica. E naturalmente ancora oggi ci sono delle correnti che ostacolano fortemente e che sembrano, a volte prendono anche delle figure molto buoniste, come si usa dire oggi, molto innocue apparentemente. In realtà ci sono momenti storici in cui l'umanità è chiamata, gli uomini sono chiamati a prendere delle decisioni radicali. E non è affatto semplice dipanare la posizione di tutti i pezzi di questa partita a scacchi che ancora è in atto e si sta giocando. Ho detto troppo e male, cedo la parola ad Alessandro. Grazie, no, né troppo né male. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui stasera. Grazie Loris perché hai colto, secondo me, hai tracciato un filo che lega realmente tutte le vicende dette e non dette in questo libro. Di un personaggio che, come hai detto all'inizio, è un signor nessuno. Non è un eroe, quantomeno nel senso forse improprio che noi diamo alla parola, perché se stessimo all'etimo, eroe è colui che ama, da Eros, no? Noi invece oggi diamo al significato di eroe colui che compie un'impresa, ma questo perché? Perché nell'antichità non erano disgiunte le due cose, l'eroe poteva compiere l'impresa proprio perché ardeva di un sacro amore che lo portava addirittura al disprezzo della propria pellaccia, no? Fino al sacrificio supremo, in nome però di un ideale più alto e di una concezione, io oserei dire, perché oggi forse parlare di ideali sembra desueto, no? Sembra, ci colloca subito nel reparto antichità, e concezione del mondo invece forse più calzante per l'epoca moderna. Concezione del mondo che nell'antichità prevedeva e voleva che la storia fosse riflesso di eventi spirituali, non come dice Steiner e come riporta anche nell'introduzione al libro, la fable convenue, no? La narrazione, termine oggi anche questo molto in auge, no? La narrazione di fatti sulla base di documenti e di interessi o finalità atti a spiegare una particolare parte di noi. E questa concezione era la concezione che vedeva l'uomo riflesso del cosmo, il macrocosmo nel microcosmo e viceversa, come in alto, così in basso, possiamo dirlo in tanti modi. Ecco il senso dell'eroe che l'antichità dava oggi. Nell'accezione moderna Kaspar è un signor nessuno. Un signor nessuno che questa, che ringrazio anche di questa osservazione, è giusta, non ci avevo pensato, effettivamente, ma è una chiave di lettura che si sposa perfettamente con le vicende. Colui che
appunto appare nel mondo e per il solo fatto di essere nel mondo, il mondo è migliore. Se avrete la bontà di leggere la parte biografica dei fatti della sua vita, forse anche voi vi chiederete quello che io stesso mi sono chiesto quando per la prima volta anni fa, grazie a Roberto, lessi le prime vicende di Caspar attraverso il libro già citato di Tradosky. Come è possibile che un essere umano così insignificante riesca a muovere l'opinione pubblica e a suscitare tanta compassione in quelli che sono i personaggi chiave della vicenda dell'epoca, che sono essi invece lo sono, personaggi autorevoli. Feuerbach, consigliere intimo del re di Baviera, nonché insigne giurista, colui che riforma il codice penale bavarese e poi tedesco e poi europeo. Adesso gli avvocati in sala mi perdonino, ma credo che sia Beccaria si sia ispirato a lui nel suo dei delitti e delle pene e alla sua concezione mitteleuropea, ante litteram, dello Stato di diritto. Il professor Daumer, allievo di Hegel, che si trova a vivere a Norimberga, a 28 anni, uno direbbe oggi già pensionato, già professore semi-pensionato, per motivi di salute, dicono i biografi dell'epoca, ma in realtà ancora uomo appassionato, pedagogo e ricercatore appassionato. Di lui, pensate, Steiner dirà in una nota non accreditata che era l'ultimo di Rosa Croce, il professor Daumer. Praticava l'omeopatia, studiava il magnetismo animale, il mesmerismo, che all'epoca poi era molto in voga all'inizio dell'Ottocento. Si dilettava dello studio dei metalli. A Norimberga, comunque, era dopo il borgomastro l'autorità morale più insigne. Lo stesso borgomastro di Norimberga, che era, diciamo, il borgomastro dei borgomastri, il capo sindaco. La Germania già all'epoca aveva una particolare organizzazione, diciamo, amministrativa, e Norimberga era una città molto grande nell'epoca in cui si svolgono i fatti, cioè all'inizio dell'Ottocento, tra il 1828 e il 1833. 5 soli anni, quindi anche questo ci dà l'idea di come questa parabola velocissima non sia la parabola, no? Non di adito a grandi imprese. Nonostante tutto, ripeto, in questi soli 5 anni lui riesce a smuovere queste personalità, questi protettori, e al contempo, come ci ha detto giustamente Loris, in chiave manichea, possiamo dire, a generare tanto ostacolo, tanta opposizione, a tanto amore per questa umile persona che appare il giorno di lunedì di Pentecoste del 1826 a Norimberga, malfermo sulle gambe, scambiato per un ubriaco, incapace di proferire un discorso di senso, una frase di senso compiuto, balbettante, mal vestito, senza un soldo in tasca, e soprattutto, come è stato scritto sulla sua lapide, ignota nativitas, proveniente da chissà dove. Ora, questo signor nessuno, in realtà, come già Feuerbach intuì, è qualcuno a cui qualcosa è stato tolto. È qualcuno che forse doveva avere un compito che non va a buon fine, così come è stato per, no, la missione mancata della Chiesa Cattolica, a cui riferiva, cui accennava prima Loris. Uno di quei personaggi di cui lo stesso Steiner dice che il fallimento della sua missione terrena è in realtà il suo successo. Anzi, in una delle poche affermazioni che Steiner fa riguardo a lui, dice che se non fossero andate le cose come sono andate, e cioè, che ve lo posso dire, perché è fondamentale per l'intero della storia, è stato ucciso, e il mondo non avrebbe preso
una particolare piega. Quindi, oltre che essere in un certo senso un maestro rinunciatario, potremmo dire, cioè una persona che abdica la propria missione compiendo in questo senso un sacrificio eroico, ecco, se non fossero andate così le cose, cioè la riuscita della sua missione è data proprio dal fatto di aver compiuto questo sacrificio, di aver abdicato la sua, al suo ruolo. Quello che il mondo, in un certo senso, se non lui stesso, secondo di quale che sia la nostra concezione dell'esistenza, gli aveva attribuito. E cioè figlio legittimo, più che legittimo, dei granduchi di Baden. Come lo stesso Feuerbach, appunto, aveva già capito nel 1831, Caspar era senza dubbio qualcuno a cui qualcosa è stato tolto e che qualcun altro avesse quei vantaggi che invece gli dovevano spettare. Perché qual è la vicenda umana di Caspar? Dopo essere apparso a Norimberga si scatena questo moto di compassione nei suoi confronti che comincia, grazie proprio alle cure del professor Downer, a mettere in luce un passato tremendo, cioè che molto probabilmente ha trascorso molti dei suoi anni di vita, poteva avere effettivamente 16 anni quando è apparso, dei suoi 16 anni di vita rinchiuso in un carcere, o quantomeno in un luogo segregato, dai più, senza luce, senza poter guadagnare la postura eretta, con scarsa reazione, e senza la compagnia di nessun essere umano, tranne un essere che, a causa anche delle sue gravi limitazioni di linguaggio nel momento in cui apparve nel Norimberga, lui chiamava il tu, colui che in qualche modo sembra essersi preso cura di lui, ma solo per i bisogni primari. Mangiare, molto probabilmente pane e acqua, bere acqua, una brocca che lui ricorda che era presente in questa sua cella, Caspar ricorda che fosse presente, cambiare i vestiti e i bisogni, insomma. Questo era il massimo delle cure che lui ebbe, oltre a due piccoli giocattoli, due cavallini di legno, che in bavarese si diceva Ross o Rosse, adesso non ricordo bene, ma che erano la sua passione. E anche dopo, quando fu restituito in un certo senso la libertà, fu sempre il suo animale preferito. Ecco, non si spiega come un essere umano che appare con una falsa, evidentemente falsa lettera di presentazione, in cui si dice che è figlio legittimo di un cavaliere di una popolana, non si capisce come a un figlio legittimo di così bassa levatura invece sia stato riservato un trattamento così rischioso, così costoso e soprattutto senza senso, se si deve nascondere un illegittimo del popolo. Feuerbach arriva subito a capire che chi ha messo in moto un apparato di questo tipo doveva avere delle ragioni molto importanti per nascondere per 16 o 12 anni, come è più probabile che sia stato, quell'essere umano dalla faccia della terra. Ma come dice il detto, il diavolo fa le pentole, vanno i coperchi, per cui per ragioni che rimarranno sempre avvolte nel mistero, si decide di restituire chi ha messo in atto questo crimine, ha perpetrato questo crimine, decide che il tempo è finito, forse non c'erano più soldi, forse era diventato troppo rischioso tenere un sedicenne rinchiuso, e si decide di restituirlo al mondo. E lo si fa apparire appunto a Norimberga, in una piazza, in un giorno di festa, contando sul fatto che la maggior parte della popolazione fosse nei campi, come consuetudine nei boschi limitrofi, a festeggiare appunto la Pentecoste, che in Germania è appunto due giorni, la domenica e lunedì, pensando
di farlo poi sparire nella massa, pensando che mai avrebbe potuto recuperare quello che gli è stato sottratto. E cosa gli è stato sottratto? Gli affetti, la scolarizzazione, non sapeva leggere né scrivere, aveva, gli erano stati dati dei rudimenti, come lui stesso ha ricordato, e la memoria. In fondo si pensava che la memoria non sarebbe mai ritornata. Ma ecco che l'incontro di destino con uno di questi grandi esseri compassionevoli che si prendono cura di lui per ragioni inspiegate, perché tutti quelli che si sono presi cura di lui hanno sempre dichiarato di averlo fatto per un fortissimo moto interiore, si sono sentiti interiormente mossi a compassione nei confronti di questo giovane che è stato descritto nei modi più svariati: un angelo, l'uomo prima della caduta, Adamo prima della caduta, altri in termini filosofici, l'uomo russoiano, no? L'uomo, come dire, esentato e immunizzato da qualunque danno che correlato che la socializzazione comunque comporta. Il buon selvaggio. Il buon selvaggio nella sua forma più pura. Certo. E nessuno ha saputo dare una spiegazione razionale, intellettuale, opportunistica al perché si è preso cura di Caspar. Tutti hanno agito per un forte impulso del cuore. E le cure amorevoli di Dahmer hanno il loro effetto. La scolarizzazione gli fa recuperare in pochissimo tempo questo vuoto di anni, riaffiorano i ricordi, le cure omeopatiche a cui viene sottoposto dal medico legale, cioè il medico del comune, l'Enverga, danno i loro risultati, perché Castro peraltro manifestò fin da subito delle straordinarie qualità umane, a discapito di queste gravi carenze, rispetto relazionali, ma anche intellettuali, conoscitive, di tutti i generi. Aveva un olfatto incredibile, tant'è che passare a 100 metri di distanza da un campo santo gli procurava nausea e capogiri. E aveva una vista prodigiosa, riconosceva il marrone dal verde scuro di notte. Sono gli esperimenti documentati del professor Dahmer, che con davvero compignoleria scientifica e tedesca, verrebbe anche da dire, conduceva una serie sistematica di test su questo ragazzo prodigioso. Aveva una memoria, si dovrebbe dire, eidetica, con un termine molto aulico, cioè si ricordava tutto e subito, immediatamente. I primi tempi, quando lui inspiegabilmente era detenuto, perché non sapendo cosa fare, lo mettono in galera, quindi i tempi forse non erano poi tanto differenti da questo punto di vista nei confronti degli emarginati, degli ultimi, riceveva, spargendosi la voce, grazie anche a un comunicato del borgomastro fatto con le migliori intenzioni per cercare di scoprire dove venisse, riceveva una teoria di visite continue di persone che erano affascinate appunto dal buon selvaggio, da questo essere angelico e tutto quanto. E lui riusciva a ricordare nomi, cognomi, titoli. Siamo in un'epoca in cui la nobiltà era in auge, in cui anche la classe militare aveva tutti i suoi fregi, ranghi, titoli, e lui riusciva a ricordare invariabilmente i nomi di tutte le persone che lo andavano a trovare, salvo poi non comprendere il significato. Non conosceva la differenza tra il giorno e la notte, anzi preferiva la notte, essendo vissuto in un clima di oscurità, al giorno. La luce del giorno gli causava seri problemi di sopportazione agli occhi, che la cremavano in continuazione.
aveva paura dei tuoni, non aveva nessuna conoscenza dei fenomeni naturali basilari, si spaventava dal suono delle campane. Al contrario, aveva una istintiva e incontrollata capacità di sedare gli animali. Dove passava lui, i cani smettevano di latrare. In un romanzo, diciamo, è un romanzo, ma contiene delle, diciamo, delle informazioni reali di Wasserman, della fine dell'Ottocento, disponibile in italiano, una delle poche cose disponibili in italiano. Viene detto che una volta seguì un cavallo imbizzarrito, riuscì a calmarlo semplicemente avvicinandosi, quindi aveva anche queste capacità, diciamo, terapeutiche, nel senso più ampio. Tutto questo sparisce mano a mano che procede la capacità di riconoscere i metalli, senza chiaramente sapere cosa fosse l'oro, il mercurio o l'argento, ma sapeva distinguerli invariabilmente in una stanza, sapeva avvertire la presenza di questo e di quello, sempre con gli esperimenti di cui sono. Tutto questo, questi poteri, chiamiamoli così, extrasensoriali o ipersensoriali, compresa la memoria, spariscono mano a mano che procede la sua intellettualizzazione, la sua educazione, che mantiene però degli aspetti comunque sempre, diciamo, sopra al comune. Per esempio, era un bravissimo acquerellista, per tutta la vita ha disegnato e ha affinato una tecnica di disegno. I suoi disegni sono conservati nella città dove è morto, Ansbach, che è a pochi chilometri a ovest di Norimberga. Disegni di una fattura, di una pregevolezza, li potete trovare anche su internet, sono incredibili per una persona che non ha mai avuto alcuna forma di educazione. Imparò in fretta a suonare il pianoforte, imparò ad andare a cavallo, in una forma talmente aggraziata ed elegante che i suoi detrattori hanno cominciato a cui sono attaccati i suoi detrattori, sostenendo che in realtà fosse un impostore, perché questo è il rovescio della medaglia di tutta la sua vita. Per tante persone che si sono occupate di lui e che hanno avuto l'amore a cuore, la sua salvezza, diciamo così, ci sono stati tanti detrattori, più o meno palesi. I peggiori ovviamente sono quelli che non si sono mai palesati come tale, anzi al contrario si sono manifestati interessati a lui. Uno in particolare, questo misterioso personaggio inglese, questo Lord Philip Stanhope, il quarto conte Stanhope, un annoiato Lord inglese che in gioventù ha studiato in Germania, non si sa per quale motivo e per quale scopo, comunque fosse, intrattenesse rapporti con tutte le corti della Germania. La Germania, ricordate bene, e per questo motivo ho introdotto un mini bignami di storia della Germania, all'epoca non era unita, non era una nazione unita, ma era un insieme di stati, regni, ducati, granducati, città vescovili, città libere, stati di frontiera, che se guardiamo la storia non aveva ben più intenzione di unificarsi, si è unificata sotto la spinta franco-prussiana. Da un lato la Prussia che intrattiene guerre con il sud della Germania, cioè l'Austria, e dall'altro il ricordo della minaccia napoleonica che con Napoleone passato il Reno non ha trovato il benché minimo ostacolo per arrivare in Russia. La geografia non aiutava molto la difesa dei confini. Sono state queste le due grandi spinte che favorirono l'unificazione portata avanti da Bismarck, che per esempio non era ben vista nel Baden, nello stato in cui probabilmente, anzi secondo Steiner certamente, è nato Kaspar Hauser, uno stato liberale, uno stato in cui i moti del 48 ebbero una grandissima eco e proseguirono ben oltre la fine militaresca, appunto, che in quasi tutta l'Europa i moti ebbero, pensiamo anche in Italia, insomma.
una cosa a caso, ad apparire felici per esempio. E quindi dal punto di vista dell'ostacolo, questo personaggio arrivò manifestando le migliori intenzioni, decidendo di voler adottare Caspar, ed ebbe una posizione talmente ambigua e talmente poco produttiva rispetto a quelli che erano i suoi intenti, che fu subito combattuto in primis da Feuerbach, che però muore un anno prima di Caspar, con ancora la preoccupazione e con un memoriale segreto lasciato al figlio, di cui si sa poco, se ne conoscono solo poche parti, con la preoccupazione appunto che Steno in realtà fosse quello che poi la storia sembra aver appurato, un doppio giochista, una spia al soldi di chissà chi. Ma poi anche un altro personaggio, che era il barone von Tucker, che era un alto locato, nobile di una delle famiglie più importanti di Norimberga, presso il quale dopo il periodo di permanenza in casa Dauner, Caspar andò a vivere, e che gli dette un sano e teutonico rigore nell'educazione, forse facendogli vivere gli anni migliori. Il risultato dell'intervento di Stenope e di questa sua plateale dichiarazione di adozione di Caspar fu quello di farlo trasferire ad Ansbach, dove in realtà viveva Feuerbach, con lo scopo in realtà di sottrarlo al barone von Tucker, di cui vi ho appena detto, per poi abbandonarlo lì. Tornò in Inghilterra con la promessa che sarebbe tornato in Germania a perfezionare le carte e a portarlo con sé in Inghilterra, a dargli finalmente il suo nome, la famiglia, tutte cose di cui Caspar, come tutti i trovatelli in fondo, sentiva la mancanza e aveva un profondo desiderio. Promesse che furono naturalmente, regolarmente disattese, e anzi furono cause di grandi sofferenze, che sfociarono poi nell'epilogo dell'attentato del 14 dicembre del 1833, quindi 185 anni fa, in questi giorni. Caspar, con inganno, fu attirato nel parco di Ansbach e fu pugnalato a morte, e non fu creduto. Per tre giorni non fu creduto. A partire dal momento in cui arrivò a casa sanguinante, la famiglia che lo ospitava in questa città, Ansbach, con la quale non c'erano ottimi rapporti, come se leggerete avrete modo di constatare, non lo crede, lo deride, giudica un mentitore. Lui, da parte sua, da bravo adolescente, possiamo dire, non era proprio, come dire, specchiatissimo, era entrato in una fase di diffidenza in cui, forse per proteggersi dalla situazione familiare in cui era costretto a vivere questo suo ultimo anno e mezzo, due di vita, insomma, ogni tanto mentiva probabilmente appunto per proteggere se stesso e per riuscire a guadagnare qualche momento per sé. E ebbe un'agonia di tre giorni, durante la quale fu interrogato, fu visitato, non fu creduto nella dinamica dei fatti. E dopo che fu fatta l'autopsia, che apparentemente doveva chiarire ogni dubbio, in realtà è come se i portoni dell'inferno si fossero aperti, e cominciò una diatriba, una discussione tra i vari medici che furono chiamati, non si sa quale titolo, ma ognuno a dire la sua, su un'autopsia apparentemente chiara, che dura ancora oggi in realtà. E questo, anche questo, riporto qualche breve notizia. Vi risparmio i dettagli, ma non fu creduto possibile
che qualcuno avesse accoltellato, ma fu subito, al pari di chi sosteneva questo, prese corpo invece la teoria di quelli che dicevano che si era autoinferto una coltellata di, credo, 30 centimetri. Io penso che ci voglia un bel sangue freddo piantarsi 30 centimetri di lama nel petto da sotto in su. No, scusate, da su in giù. E l'autopsia mise in luce anche quei difetti che erano inequivocabilmente, secondo più, riconducibili alla detenzione. Quindi malformazione ai polmoni, che erano sottosviluppati, malformazione al fegato, diciamo anomalie nel fegato, inequivocabilmente riconducibili a un'alimentazione priva di proteine, quasi sempre fatta di pane e acqua. Malformazione alle scapole e alle ginocchia dovute a non aver mai avuto la posizione retta e essere sempre stata gambe stese sedute per terra, quindi rotule malformate, piedi piatti, anche quello perché l'arco plantare non si sviluppa se non si conquista la posizione retta. Tutte queste, oggi le chiameremmo dati, compreso nel 96 il DNA, furono regolarmente messi in discussione. Tutta la vita di Caspar, almeno quella che conosciamo dal punto di vista storico, è in realtà una lotta tra la luce e la tenebra. Per ogni passo che veniva fatto dai suoi benefattori nella scoperta della sua identità, c'era subito la contromossa degli ostacolatori per o negare, o da dove non era possibile, screditare, con delle tecniche che non hanno nulla da invidiare alle odierne tecniche di discreditamento. Fake news si chiama. Esatto. Oggi vedremo fake news, poi... Forse l'unica cosa che usava meno all'epoca era la smentita. Quindi dal punto di vista storico la vicenda di Caspar Hauser ha poco da dire, perché come anche è stato provato, insomma, è stato cercato di smuovere la famiglia di Baden. Tuttora vivente, c'è un ramo, il ramo che ha detto, quello appunto che prese sopravvento grazie al fatto che apparentemente i granduchi non avevano più figli maschi, i granduchi Carlo II e Stefanie de Beauharnais. Stefanie de Beauharnais che era la figlia adottiva di Napoleone. C'è anche questo strano, sto per parlare, fil rouge, no? Che lega il Baden alla figura di Napoleone. Il Baden è uno stato che è stato creato da Napoleone come stato cuscinetto per pararsi la controffensiva tedesca, no? Dopo le campagne del 1806. E Napoleone impone al granduca ereditario, cioè Carlo II, come moglie sua figlia adottiva, Stefanie de Beauharnais, cugina di secondo grado di della sua moglie ripudiata, di Giuseppina, e, anziché la figlia del re di Baviera, per evitare, come dire, di avere uno stato ostile, la Baviera gli era ostile, quindi lui dice, adesso d'imperio arrivo io, e si fa così, se no sono cannonato. E non essendo più rimasti, e questa è una cosa che si chiede anche fuori, ma più figli maschi a Carlo II e Stefanie de Beauharnais, il trono passa a un ramo cadetto, cioè il ramo della seconda moglie del primo granduca di Baden, quello istituito da Napoleone, che secondo moglie che oggi diremo era un'arrampicatrice sociale. Era una oscura dama di corte che il vecchio granduca sposò col placet degli eredi, cioè dei suoi tre figli maschi e dei nipoti, tra cui Carlo II,
perché tanto si sapeva che aveva poco da vivere, sarebbe stato un matrimonio senza figli, bianco. Al massimo, sarebbero, se ci fossero stati figli, sarebbero state considerate nozze morganatiche, o non di più, quindi non aveva impensierito nessuno. Invece, proprio da questa replicatrice sociale arrivarono delle grane perché lei è colei che si sospetta essere al centro del diritto dinastico, cioè aver fatto sparire Caspar e probabilmente aver fatto uccidere in quanto figlio maschio, primo figlio maschio della coppia, e aver fatto uccidere l'altro figlio maschio avuto qualche anno dopo Caspar. Caspar sarebbe nato quindi il 29 settembre del 1912, e quindi questo è compatibile con l'età presunta di 16 anni che è stata attribuita a Caspar quando è apparso a Norimberga nel 28, dati quindi coincidono. E quindi gli eredi di quel ramo che ha detto, dicevo, di Baden non hanno mai parlato, né mai penso diranno qualcosa, appellandosi, no, come si dice negli Stati Uniti nei film americani, il quinto emendamento, per non autoaccusarsi, perché se parlassero probabilmente insomma accuserebbero i loro avi del delitto di nascita. Quindi è verosimile che dal punto di vista storico non si saprà più nulla. Però la storia di Caspar ha appassionato, e in Italia meno perché ovviamente culturalmente non ci appartiene, ma in Germania è una storia molto nota, viene insegnata anche nelle scuole come fiaba, no? Come dicendo, viene studiata nelle università. Mi diceva una mia insegnante di tedesco qualche anno fa, che ha studiato lingue in Germania, che Caspar viene studiato dal punto di vista linguistico, alla ricerca della lingua primigenia, della lingua tarica, come l'esperimento di Psammetico, no, di cui parla Erodoto, o di Federico II, no, l'esperimento degli infanti, che vengono privati di ogni contatto umano, che però invariabilmente morivano, privati delle cure, dell'affetto. E quindi da loro questa storia è ancora viva, appassiona, e appassionato perché sono stati scritti migliaia di libri e articoli su di lui. L'ultimo articolo è del 2002 su Der Spiegel, e c'è comunque la fonte citata, e parla sempre di questa querela sulle indagini sul DNA. L'unico che quasi 100 anni fa ha, come dire, squarciato il velo sulla vicenda di Caspar Hauser, dando una chiave di lettura completamente diversa, sia per la portata che per l'importanza, è stato Rudolf Steiner, che ha detto pochissime cose. La più importante ve lo faccio vedere solo in termini quantitativi, per avere un'idea. È mezza facciata, ma una mezza facciata, forse una facciata intera, quasi, da qui a qui. Ecco, questo è quanto Steiner dice di veramente importante su Rudolf Steiner, su Caspar Hauser, e lo dice tra l'altro in un colloquio privato, con un personaggio indubbiamente autorevole, che era il conte Ludwig di Polzerodiz, uno dei, diciamo, dei discepoli della cerchia più ristretta. Lo dice in un momento, peraltro, potremmo dire drammatico, perché nel marzo del 25, poche settimane prima di morire, in condizioni fisiche anche, devo dire, poco piacevoli, ormai era pressoché allettato, non nella sua stanza, come si può pensare, ma in una stanzina attigua a un ambiente dove scolpiva, una falegnameria, un grosso edificio che è ancora visitabile oggi, dove peraltro è morto, e lui dormiva in una stanzina attigua a questo capannone dove stava lavorando a questa scultura che è il rappresentante dell'umanità, una scultura in linea molto alta, credo sui 5-6 metri, 3 metri, ambiente, vi potete immaginare, abbastanza capiente. E lui, quando riusciva, lavorava lì, e quando non riusciva, come negli ultimi periodi, dormiva in un lettuccio con due medici che ogni tanto facevano
passare qualcuno dei suoi discepoli con i quali spesso era lui che chiedeva di ricevere queste persone, con i quali condivideva le ultime cose o lasciava gli ultimi, diciamo, gli ultimi compiti. E in un certo senso le affermazioni di Steiner su Caspar Hauser possono essere considerate un compito dato certo a Paul Zerodis, ma perché arrivasse alla posterità. Compito di indagine prima di tutto. Infatti dice, con aria molto grave, Rudolf Steiner sottolineò che si presentavano tre problemi la cui soluzione era della più grande importanza per l'avvenire. Il problema dei due Giovanni, chi era Demetrio, da dove veniva Caspar Hauser. Dei primi due non parla. In merito è molto importante non fissare lo sguardo sulla loro morte, ma sulla loro nascita. Da dove venivano quegli esseri e qual era la loro missione? L'individualità chiamata a celarsi sotto il velo di Caspar Hauser è un essere che ha esercitato un'azione ispiratrice sulla corrente rosicruciana fino dall'inizio e che poi si è incarnato il 29 settembre 1812 come figlio del Granduca Carlo di Baden e di sua moglie Stéphanie de Beauharnais. Egli doveva compiere un'importante missione nell'ambito del cristianesimo esoterico. Non è essenziale chiedersi chi era Demetrio o chi era Caspar Hauser, perché queste domande sviano l'attenzione dall'esatto svolgimento degli avvenimenti, piuttosto quale obiettivo si voleva ottenere attraverso di loro. Quale obiettivo si voleva ottenere attraverso di loro? Domanda ripetuta nel testo originale. Adottando questa direzione di ricerca troveremo la chiave di molti enigmi. Ora, questa affermazione di Caspar Hauser, assieme alle poche altre che sono molto più frammentate e molto più, può dire, sintetiche, ho cercato di condurre sul solco tracciato anche da chi molto prima di me ha sviluppato questo tema di ricerca, e mi riferisco a Peter Tradowski, un percorso di indagine su cui, diciamo, cui ho sviluppato solo alcuni aspetti: l'aspetto geografico spaziale, cioè questa Europa in cui appare Caspar Hauser, risultato di processi andati a buon fine e altri falliti, quello dei Templari, quello stesso di Rosa Croce. Le Rosa Croce tentano una manifestazione pubblica nel 1600 a Kassel con i manifesti, ma vengono letteralmente spazzati via dalla guerra dei Trent'anni. La guerra dei Trent'anni è stata un'ecatombe, a livello continentale, un disastro. Ha coinvolto tutti i regni centrali e periferici dell'Europa. Anche la Svizzera e la Norvegia, come direbbe, ma c'è qualcosa in Svizzera e in Norvegia. Sono stati anche loro teatri di guerra. La Spagna, l'Inghilterra, l'Olanda, il Belgio, la Prussia, l'Austria, l'Ungheria, l'Italia. E ha fatto milioni di morti. E ha soprattutto posto fine a quell'aspettativa che parte il protestantesimo e in parte, diciamo, l'onda lunga del Rinascimento aveva sparso per tutta l'Europa dal punto di vista politico, culturale, sociale, e di cui in parte i Rosa Croce si facevano portatori. La Germania dell'Ottocento era figlia di questi successi, di questi fallimenti. E Steiner più volte nella sua opera sostiene che la Germania del Centro in particolare aveva un compito, una missione spirituale che si sarebbe poi dovuta manifestare sul piano storico. Missione di fondamentale importanza per il nostro tempo. E missione che doveva, questo deduco io da quanto ho potuto indagare nell'opera di Steiner e di Tradowski e di altri studiosi,
doveva passare per Kaspar Hauser, per la sua missione, per la sua incarnazione regale, per la sua regalità materiale. Questa regalità è stata annullata a tutti gli effetti. Al posto della regalità c'è stato un sacrificio. Ma questo sacrificio, ci dice Steiner nell'altra nota di due righe, molto importante, che vi ho già detto, se Kaspar Hauser non fosse morto così come è morto, si sarebbe interrotto il collegamento con il mondo spirituale. Quindi cosa ci sta dicendo qui Steiner? Che se Kaspar Hauser non, anziché diventare re, cioè fosse diventato re, anziché morire sacrificato, martire come morto, qualcosa sarebbe andato storto. È una bella atto di fede, perché se dobbiamo considerare certi aspetti dell'Europa moderna e odierna come conquista o risultato di un sacrificio, io personalmente faccio un po' fatica a vedere che aspetti quantomeno complicati odierni siano la conseguenza di un sacrificio. Anche qui forse cadiamo nel luogo comune, ci aspettiamo che il sacrificio sia salvifico. Non so se sono io che compio un errore di valutazione. Allora, partendo da questo mio dilemma interiore, mi sono chiesto, ma è possibile che non ci insegni altro la vicenda di Kaspar Hauser? E devo dire, non è stato un bel pensare, cioè è stato per me una ricerca non priva di anche sofferenza, in un certo senso. Capire come da un re fallito, da un antieroe nel senso comune del termine, potesse venire una conseguenza salvifica e che avesse anche un certo senso, un certo significato. Per cui, come dire, ho svolto un'indagine, ho cercato di capire alla chiave, alla luce della scienza dello spirito, come si potesse inquadrare la sua figura, e ho cercato di, nella terza parte del libro, fare un saggio che fosse alla portata anche di chi sa poco e niente di antroposofia, cercando anche di mettere un apparato di note a vantaggio di chi vuole poi approfondire, con un po' il rischio di appesantimento che generalmente gli apparati di note portano. E poi ho cercato di indirizzare lo sguardo su cosa realmente ha fatto Kaspar Hauser, e io ve l'ho detto fin dall'inizio: ha mosso a compassione i cuori di tutti quelli che gli sono stati accanto in maniera istintiva, segno appunto che dietro vite apparentemente insignificanti si celano elevate entità spirituali. Ma questo è quello che ha fatto all'epoca. Dove è possibile allora ritrovare, e come è applicabile l'insegnamento, diciamo, se è la compassione la chiave di lettura, come portarla nell'oggi, no? Dove in fondo di una certa Europa è rimasta solo la parte sclerotizzata, no? L'Europa unita che oggi sperimentiamo è un'Europa economica, un'Europa in cui i valori di solidarietà sono andati, come dire, a farsi benedire. C'è il pareggio di bilancio in Costituzione. Ora, io non sono un giurista, ma una norma economica, ho ben chiaro un principio sviluppato sommamente dallo stesso Steiner, chiamato di triarticolazione, di triorganizzazione, dico come volete, sociale,
in cui ci sono fondamentalmente tre grandi pilastri su cui si fonda la collettività: la vita spirituale espressa nei suoi valori di arte, cultura, scienza, conoscenza, spiritualità religiosa, tutte le declinazioni; la vita politica, le leggi che ci governano, l'agreement, no? Il contratto, che è un termine che adesso è molto di moda, il contratto che stabilisce di convivenza che sottoscriviamo tra di noi, e la vita economica. La vita economica che a sua volta ha dei cardini, è regolata dal flusso di denaro, ma per scopi più differenti e anche più nobili, no? C'è il denaro di scambio, c'è il denaro. Di questo poi con l'associazione Il Circolo Palladio ne abbiamo parlato anni fa, no? Sentendo, vedendo vari aspetti. C'è il denaro che io uso tutti i giorni per mangiare, scambio, beni, servizi, merci. C'è il denaro di prestito, che ha la sua legge, le sue regole, ma c'è anche il denaro di dono, che si basa fondamentalmente su un criterio che è la solidarietà. Che, ripeto, sembra completamente espunta da qualunque agenda politica. Sulla base di questi tre principi, di questi tre pilastri, l'aver portato l'economia e quindi il pareggio di bilancio, quindi una norma economica di dare avere, nella sfera politica, laddove invece regoliamo la convivenza, ecco, a mio parere, e non solo mio, e l'ho letto anche in questi giorni, uno che ha detto la stessa cosa che penso di aver scritto io: la Costituzione è stata stuprata. Termine più forte, ma. E sull'onda di questa spinta economica, vedete che anche nella sfera artistica, scientifica, culturale, si sta imponendo, come dire, un pensiero unico che toglie la solidarietà, toglie i principi solidaristici e anche principi di, come dire, di valorizzazione dei talenti, oppure principi di compassione. La compassione non trova più spazio nella nostra società, perché viene subito politicizzata. Inutile che faccia esempi. O economicizzata. 35 euro, 28 euro, 18 euro. Allora, quelli che invece dovrebbero essere due principi cardine della convivenza, a prescindere dalla forma in cui si manifesta, solidarietà e compassione, sono o mercificati o politicizzati. Questo non è a costo zero per l'uomo e per, come dicevi tu prima, la storia che vorrà decidere di intraprendere da grande. Non è che queste azioni, a mio parere, e se non l'ho detto lo rivico perché sono convinto che come in alto, così in basso, siano privi di effetti. E questa è la parte più, passatemi in termini, apocalittica, che, senza dover spaventare nessuno, con la quale chiudo la terza parte, il saggio, diciamo, scientifico, spirituale, vero e proprio. Credo che ci siano dei rischi. Ho cercato appunto una chiave di lettura del perché, di come potesse essere attuale oggi Caspar Hauser, e io ho trovato un campo di indagine di un medico che ha fondato questo movimento, che si chiama Movimento Campil, con il quale, diciamo, chiudo un po' questa breve indagine su Caspar Hauser, che ha dedicato tutta la sua vita ai disabili, che in inglese non vengono chiamati disabili, ma vengono chiamati persone con esigenze speciali o particolari.
Ci sono delle frasi alquanto apocalittiche di Steiner a riguardo, che vi risparmio perché è un po' l'ora di cena. E la mia chiave di lettura è che forse la vicenda di Kaspar Hauser sta, come dire, come un monito anche nei confronti di una possibile deriva che l'umanità può prendere se non si riapproprierà della compassione, la capacità di compatire, che vuol dire, no, essere insieme, cioè un patire, e che ha come misura, diciamo, evolutiva la solidarietà. La solidarietà, se non ha un fondamento, appunto, di compassione, è un sentimento, non dico fine a se stesso, ma privo forse dei potenziali, provato il suo elemento emotivo, no? Quindi alla base un recupero della compassione, la capacità di essere uno con. Mi viene in mente quello che Steiner dice quando parla del manicheismo e dell'importanza che avrà per il futuro il movimento manicheo, che apparentemente non conta niente, nessuno se l'ha affidato, sono solo io. E lui parla di uno dei problemi fondamentali di tutta la storia umana, che è il problema del male, e dice che l'apporto determinante che darà il manicheismo per risolvere il problema del male sarà la non lotta, cioè un amore così incondizionato che uno smette di combattere a fronte del nemico, un amore totalizzante che dice no, non voglio ferirti in alcun modo, fai di me quello che vuoi, però io, pur di non fare del male, preferisco soccombere. E lo dà come una chiave di svolta per, in qualche modo, per disarmare il male. Questo è uno degli aspetti più paradossali del pensiero di Steiner, perché in genere è rassicurante, perché uno lo legge e dà delle spiegazioni che, fra lo spirituale e il razionale, rassicurano, perché uno dice sì, tutto torna, insomma, tutto si ricompone. Invece, analizzando questo aspetto del messaggio spirituale, dell'impulso che hanno portato i manichei, io l'ho trovato disarmante, l'ho trovato, perché, insomma, è un pensiero molto forte. Se noi, un pensiero che forse non è per adesso, se noi avessimo dovuto contrastare l'integralismo islamico che andava in giro a segare le teste con il non combattimento, forse avremmo fatto una brutta fine. Però lo dà come soluzione definitiva a fronte della battaglia finale, se la vogliamo chiamare così. E francamente, da quello che tu hai detto di Kaspar Hauser, faccio fatica a non fare questo tipo di associazione. Come se lui, come figura spirituale, avesse portato, comunque ribadito o rinnovato questo impulso ad una compassione senza limiti e ad una innocenza senza limiti. È il concetto della caccia, dal greco akakia, l'innocenza, cioè il non far male nel modo più estremo, come c'è in certe correnti orientali, dei Jaina ad esempio, che cercano di non uccidere nemmeno la forma di vita più piccola e insignificante. Allo stesso modo, secondo quello che dice Steiner, ciò che in ultimo, l'unica cosa che ci potrà salvare davvero dal male sarà, fra virgolette, l'estrema innocenza, cioè il non combattimento, che non è una resa, ma è un dire no. Tratte le estreme conseguenze, persino il combattimento ha in sé qualche cosa che appartiene all'arcangelo Samael,
e quindi, giusto all'etimologia, ha una piccola, piccolissima porzione del veleno, veleno di Dio, come l'etimologia del nome dell'arcangelo. E quindi mi sembra che una delle cose su cui eventualmente si può riflettere sia il fatto che è un personaggio misterioso, ma assolutamente unico forse per, rispetto alla modernità, perlomeno, come Caspar Hauser, possa aver ribadito sul piano spirituale questo impulso attraverso l'essersi offerto come vittima sacrificale, espressione massima della sua innocenza. Infatti, in punto di morte, incalzato dal suo amico pastore Fuhrman, gli chiede se vuole confessare, se ha dei rancori contro qualcuno. Lui dice: perché dovrei provare ira e rancore se nessuno mi ha fatto nulla? E con questo io... È disarmante. Con questo io vi ringrazio. Grazie, Loris.